Ciao a tutti ragazzi, sono Mac e questo è MikeStack. Benvenuti in questo nuovo video riguardante il WWDC 2017. Come potete vedere è tardi, è notte, perché vabbè ho chiuso perché altrimenti tutte le forme vedevano. E oggi andiamo a parlare del WWDC 2017. Vi dirò come si è svolto e le principali novità. Allora, all'inizio della serata Tim Cook dice i vari dati riguardanti l'App Store, riguardante che iOS 10 è molto più installato rispetto ad Android 7, infatti circa l'86% contro il 7% di Android 7, che indica appunto su quanti dispositivi è stato installato questo sistema operativo, e anche tantissimi altri dati. E vi presenta anche due dati interessantissimi, il più giovane e il più anziano sviluppatore, rispettivamente uno di 6 anni e uno di 82. Tim Cook ha detto che ci sono 6 novità importantissime. La prima, Amazon Prime Video. Infatti sull'Apple TV, grazie a tvOS, non sulla 3 ma sulla 4, sarà possibile utilizzare questo servizio di streaming. Apple Watch è il primo smartwatch al mondo che utilizzano in maggior parte. Grazie a watchOS 4 possiamo avere nuove watch faces con anche i personaggi di Toy Story. E l'app allenamento viene migliorata. E in più, una nuova applicazione musica. Punto 3. macOS. Sai, la Craig Federighi ci spiega alcune piccole cose. Si può sbloccare il Mac con Apple Watch. E il nuovo nome di macOS è macOS High Sierra. Quindi macOS Alto Sierra. Fantastico, il nome più bello di questo non poteva esistere. Pace. E questo, come dice Craig Federighi, è molto grosso, molto high, molto alto. Altri dati cominciano a partire a raffica, come Safari, il browser più figo del mondo di sempre, più protetto, l'80% più veloce rispetto agli altri browser, e tutti questi dati che ogni anno dicono sempre il più grande, il più forte, il più grosso. Bene. Abbiamo anche un full screen split view. Non chiedetevi cos'è perché non ho ancora capito, però ve lo dico perché devo dirvelo. Esiste un nuovo file system, Apple File System, APS, ed è più veloce nel capire i file, infatti ci spiega pochissimi secondi. I video ora non sono più in H264, bensì in H265. Infatti questo tipo di compressione permette di avere video 40 volte più compressi. C'è un developer kit che, oh mio Dio, quanto cavolo è bello! In pratica è una specie di scatola dove all'interno ci sono una o più schede video, tra cui sono anche le RX 580. E questo va attaccato tramite il cavo Thunderbolt 3, nonché USB-C. Nasce Steam VR e anche tutte le applicazioni dedicate al VR, infatti è possibile creare giochi esclusivamente con l'app dedicata e grazie al VR. Final Cut è supportato, infatti possiamo creare video da Final Cut direttamente col VR indossato. E con High Sierra sono compatibili tutti i Mac rilasciati dopo il 2010. Vengono rilasciati anche la nuova serie chiamata iMac. E in questi iMac cosa troviamo? Troviamo processori Kaby Lake, RAM più veloce e SSD del 50% più veloci. 32 GB di RAM sul modello da 21,5 e 64 GB di RAM sul modello da 27 pollici. Nell'iMac 4K abbiamo una Radeon Pro RX 555 oppure una 560. Mentre nell'iMac 5K da 27 pollici o RX 570, 575 o 580. Con addirittura 8 GB di VRAM. E sempre dal Mac possiamo creare e visualizzare i giochi in VR in diretta, tutto dal nostro iMac, perché ha una potenza eccezionale. C'è un restyling anche del MacBook Pro. Le componenti sono uguali a quelle dell'iMac, quindi non ve le so elencare. iMac e MacBook Pro vengono spediti direttamente già da oggi, in realtà anche da ieri. Nasce un nuovo iMac o un nuovo Mac Pro. Direi un iMac Pro. Infatti nasce questo nuovo iMac Pro, ma cosa di così particolare? A partire dal colore Space Gray, come ci annuncia Craig Federighi, ma fino ad arrivare a un 8 core Xeon processor. Scusatemi, 10 core, no, non 10 core, 18 core. Questo in più ha anche delle AMD Vega come schede grafiche. Non sono ancora state rilasciate, ma questo Mac ce l'ha già. E pensate un po', questa scheda grafica raggiunge 22 teraflops. Questa unità di misura non sa nessuno cosa vuol dire, però fa figo dirla che sono molti, quindi più alto è meglio. E pensate un po', non ci sono 64 GB di RAM come nel modello da 27 pollici 5K, ma bensì 128, il doppio. Ma mi dico, ma uno con 32 GB già non li riempie neanche, ma con 128 cosa cavolo vuoi fare? Abbiamo anche degli SSD da 4 TB che vanno 3 GB al secondo. 4 porte Thunderbolt 3. Un'altra cosa molto interessante per YouTuber e streamer è che questo Mac ha una videocamera FaceTime HD 1080p. Ora passiamo al punto 4, iOS. Ok, a parte queste nuove funzioni come possono essere i messaggi, gli sticker, abbiamo anche nuove funzionalità. Partendo da Apple Pay.
Perché? Perché a parte che è disponibile anche in Italia con Mastercard, Maestro, Unicredit e altre banche, possiamo pagare il nostro amico o farci ricevere soldi direttamente dai messaggi. Tutti i soldi che vi arriveranno verranno versati su un Apple Pay Cash Card che sarà condivisa con tutta la famiglia. Siri ha una nuova voce completamente ridisegnata che assomiglia molto ad umana, sia maschile che femminile, e capisce anche il contesto. E questo l'abbiamo provato, non io, bensì Craig, e ha ragione. Un'altra funzionalità di Siri che riesce a tradurre molte lingue, e una di queste c'è anche l'italiano. Passiamo al lato fotocamera. Tutti i filmati ora venivano svolti in H264, mentre ora vengono svolti in HEVC. Serve per avere maggiori foto e maggiori video. Perché? Perché si ha addirittura una comprensione del doppio. Potete avere il doppio delle foto e il doppio dei video rispetto a quello che avevate prima. Stessa cosa per il formato delle foto, che però si chiama HEIF. Nuova funzionalità del Live Photos è che si possono tagliare e selezionare il keyframe, che sarebbe la foto iniziale. Abbiamo un control center super figo, tutto da utilizzare principalmente col 3D Touch. Ma io mi chiedo, chi non ha il 3D Touch come farà ad utilizzarlo? Boh. Dentro l'app foto abbiamo altre modalità per scattare queste foto, che possono essere loop, bounce e long exposure. Cosa permettono queste? La prima permette di creare un video che continua all'infinito come un boomerang, senza che torni indietro. La seconda, anche che torni indietro. La terza per creare un effetto che si ha con un cavalletto e con uno scatto abbastanza lungo. Mappe. Ci sono altre funzionalità anche in mappe, ovvero possiamo vedere le mappe dei centri commerciali e degli aeroporti. Questo per ora soltanto negli Stati Uniti. Non so ancora quando potrà avvenire in Italia, però vi terremo informati. Altre funzioni di iOS 11, millesima, ennesima, come volete chiamarla, non disturbare. Quando sei in auto. Infatti possiamo utilizzare questa funzione quando siamo in auto per non essere disturbati. Ma cosa che succederà? Quando uno scriverà il messaggio, dall'altra persona arriverà una risposta e questa risposta sarà automatica. E sarà: non posso rispondere, sto guidando, ho la modalità non disturbare ma quando sei in macchina attiva. Leggerò questo messaggio non appena scenderò. Molto utile quindi per non disturbare. Ovviamente se è un messaggio urgente, basta che scriva urgente e poi la frase che voleva dire prima e il messaggio verrà notificato. HomeKit fa ancora parlare di sé, ebbene sì, nasce AirPlay 2. Cos'è questo AirPlay 2? In pratica consiste di poter utilizzare più speaker, magari sempre di Bose, Beats e di altre marche, in stanze diverse e di governarli direttamente dallo stesso dispositivo. Quindi magari nella stanza da letto uno speaker, nella cucina un altro e in altre stanze della casa tutti speaker diversi con canzoni diverse. L'Apple Store ha un nuovo design. Nasce anche AirKit. Cosa che permette? Permette la creazione di contenuti direttamente dagli sviluppatori su al Mac, grazie alla realtà virtuale. Punto 5. iPad. Nasce, come sapevamo già dai rumors, iPad Pro da 10.5 pollici, con dei bordi più sottili, ma con il 20% dello schermo in più, rispetto al 9.7. Abbiamo un maggior refresh rate, passiamo da 60 Hz a 120 Hz. Tanto non lo userà mai nessuno, perché su un iPad quando mai uno usa 120 Hz? È stata divulgata questa notizia grazie allo scrolling delle pagine più fluido, cosa che uno non gliene frega, però cosa molto utile è che quando, ad esempio, abbiamo una foto fissa, questo andrà a calare come refresh rate e quindi aumenterà la durata della batteria. Punto a favore. E cosa che aspettavamo veramente in tantissimi, una nuova dock con più funzioni per iPad. Vuol dire che abbiamo una dock in stile Mac su iPad e questa permette di utilizzare un sacco di funzioni, a partire dal multitasking super figo, fino ad arrivare allo split view. Abbiamo anche una nuova tastiera. Abbiamo altri tasti, ad esempio i numeri, e possiamo arrivarci facendo uno scroll sul tasto. Seconda funzionalità di iPad che aspettavano moltissimi, File Manager, Files. La cosa bella è che non c'è soltanto iCloud, Drive, bensì supportata da Adobe Creative Cloud, Dropbox, Box e un sacco di altri. Abbiamo anche uno screenshot speciale. Infatti questo, dopo averlo scattato, ci comparirà nell'angolo in basso a sinistra e potremo andare a ritoccarlo prima di condividerlo. iOS 11 è scaricabile direttamente da stasera, quindi per voi ieri sera, per gli sviluppatori o per i beta tester. In questo caso io non posso perché non ho un dispositivo che me lo supporta, ma tra poco, tra qualche mese, potrò provarlo, quindi verso luglio. Mentre per le persone che non sono sviluppatori o beta tester, da settembre. Ultimo punto, punto 6. Nuovo speaker chiamato HomePod ed è una specie di speaker come quelli di Amazon e di Google rivisto da Apple. Partiamo dal prezzo, costa $349. Dentro questo speaker troviamo un chip A8, un po' vecchiotto, ma per uno speaker fidatevi che va alla grande.
Altra funzione di questo speaker è che rileva lo spazio in cui si è. Abbiamo più modalità per ascoltare la musica riflettendola sul muro e facendola rimbalzare direttamente sul tanto centrale e altre funzioni. Abbiamo anche un bel po' di microfoni. 6. Per questo ha anche Siri. La cosa negativa è che lavora esclusivamente con Apple Music. E ovviamente, come sempre, come in tutti questi prodotti, la comunicazione è criptata. L'ha detto 5.000 volte Phil Schiller, Craig Federighi e Tim Cook, quindi possiamo avere la certezza matematica. Questo prodotto però è disponibile soltanto negli Stati Uniti, nella Gran Bretagna e in Australia. Quindi in Italia arriverà quando noi saremo già morti. Bene ragazzi, questo super video da 21 minuti di registrazione finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Ora vado ad editare, poi vado a dormire, che domani ho scuola.